Le previsioni delle nostre aziende associate per il terzo trimestre presentano una grande asimmetria territoriale. I servizi viaggiano ad una velocità molto più rapida rispetto a quanto è stato rilevato per il manifatturiero. Tutti i comparti dei servizi, infatti, hanno attese positive sulla produzione e tassi contenuti di cassa integrazione. Per quanto riguarda il manifatturiero, ci sono alcune discrepanze, in particolare sta soffrendo ancora la meccanica che ha un tasso di un saldo ottimisti pessimisti sulla produzione ancora negativo del meno 1,7%. Prudenti anche le attese per l'alimentare che comunque ha chiuso il 2023 in positivo.